Che cazzo mi ha colpito? Questo aiuterà! No, scusa, mo' è la mia attenzione. Ah, il carro di merda, Ma perché non vai a fare il fallito da un'altra parte? Se tu nella vita succhierai solo cazzi, sono problemi tuoi. Io non ci voglio centrare nulla. Cosa? Stai scherzando? Oh. Raga, poco... Ma dai, vabbè, è assurdo. Ma era dietro un riparo. Ti ho sparato un lanciamissili creepy. Ma siccome non siamo su Battlefield, quindi l'oggetto non si è spaccato, la kill lui non l'ha subita. Fossimo stati su Battlefield 3, quello sarebbe morto. Però ci dobbiamo accontentare. Ma lo vedi che kill subisci, ma lo vedi, È tutto vero, Non è nulla di inventato, è tutto vero. Gli ha messo pure il silenziatore, Mo grazie allo spawn protection che non esiste. SVK. Ma c'è qualcuno di normale? Prendo dalla lobby quitto, Non ho nessun problema. Ancora lui mi ha fatto. Che fallito di merda. Stiamo attingendo ai rinforzi. Colpito! Ci hanno respinto. Datemi il tempo di ricaricare! Carico! Un attimo! Ti curo io! I nostri stanno attaccando. Ho qualcosa per te! Abbiamo gente dietro, mi sa. Eccolo! Colpito! Prendi, prendi! Ti rianimo io. Uno dietro. Tornerà utile! Ma non lo vedo. Niente, proveremo a cecchinarlo col lanciarazzi. Lui sta camperando, quindi in pieno mio diritto. Andiamo a Strasco a vedere dov'è. L'ho centrato in... No, vabbè, raga. Mi ha sparato veramente da là sopra, mi ha sparato. Io non ci sto credendo. Non scavalca. Dopo che l'ha fatto, scavalca. Bersaglio a terra! Triple kill così, mamma mia. Oh, ma non è che mi ha scalato soldi dal conto corrente. No, cellulare, nessuna notifica dalla banca. Quindi siamo a posto. Ma quella è ancora là sopra. Vediamo se riesco a dargli una cecchinata di lanciarazzi. Vediamo. No, mancato. Adesso ci riproviamo. Cioè, vedi come bisogna giocare su questo videogame, lo vedi, Centrati in pieno, ma lo ti baggo pure, guarda. Aspetta, non sono ancora a posto. Ok. Sagro. Raggiunto. Dai, mi sono sfogato anche adesso, vedi? Bello sto gioco, mi piace. Quando ti sfoghi è il miglior game sul mercato. Ho qualcosa per te. Dai, raccogli sta corazza. Quanto ci vuole? Vabbè. Per te. Alfa 1 è sotto attacco. Ti piace? Ti piace ricevere? No, ancora le rianimazioni buggate, raga. 23 dicembre, basta. Avete stufato, vabbè, sono circondato, raga. Sta pushando davanti. Vabbè, raga, ma ce li ho dappertutto.
Ma io ve l'ho detto, ragazzi, purtroppo giocando da soli ti trovi su un obiettivo, guarda, cioè ne avevo fatti tipo 6 qua in mezzo e niente, era un campo profughi praticamente. Ah, ma può cadere la scritta dell'edificio? Ma cos'è sta roba, raga? Da dove è caduto? Anche qua. Prima volta che la vedo. Charlie 1 è sotto attacco. Sì, vabbè, raga, porca madò, ha ancora sta torretta. Oh, chiunque usa la torretta, secondo me, dovrebbe farsi un esame di coscienza. Perché rientro sempre in quell'argomento. Siccome un oggetto è presente in un gioco, non vuol dire che sei io obbligato ad utilizzarlo, Non vuol dire. È come se io ti dicessi di buttarti di sotto. Naturalmente tu lo fai perché sei una persona inutile. Sì, non era proprio un esempio azzeccato, però va bene. L'importante è che hanno perso. Cioè, non mi interessa nient'altro. Poi alla fine il game l'ho pure recuperato. Ho dato un occhio al risultato, ma non ve lo dico perché non è una cosa fondamentale. Avesse regalato meno kill sarebbe stato meglio, certo. Va bene, saltando le frasi cringe, dai, cerchiamoci un nuovo game. Quest'oggi ne faccio due, dai, ho proprio voglia di giocare. Ok, questa qui è la nuova missione settimanale. Premio navale diffuso. È una skin del Bolt che tanto non utilizzeremo mai. Ma giusto per completismo io vi tengo aggiornati. Dai, un nuovo game su conquista da 64 e probabilmente raggiungeremo il livello S1 finalmente. E per non dimenticare il nuovo ID card Mary 2042, ci fosse stato scritto Bugs 2042 sarebbe stato meglio. O Clownfield, non lo so, qua ormai c'erano tanti termini. Oh mio Dio, io la gioco, ragazzi, abbandono. Siamo su conquista 64, ripeto, praticamente si gioca solo a centro mappa. Una cosa incredibile, adesso vedrete, l'ho giocata prima per conto mio perché stavo registrando ma indovina, non ha registrato il mio PC. Quindi sto giocando nuovamente, avevo fatto altri due game e uno di quei due game era abbandono. Non so come gli è venuto in mente di mettere 3 bandiere ficcate lì nel centro della mappa, ma uè. Si andrà a giocare solo lì, ragazzi, io vi avviso, subirò tantissime morti. A meno che non ho un buon team, ma c'ho i miei dubbi. Prendi questo! Raga, pushate voi che devo caricare là dietro. Sarà esplosi, ma no. Ok, l'ha fatto, bravo. Abbiamo un obiettivo sotto controllo. Nemico colpito! Rifornimenti! È un nemico questo qua dentro, Non so dove è andato. Fatti aiutare! Dove è andato, raga? Cioè erano, raga, guardate, 4 lì davanti, ha sparato me che ero quello più in fondo. Ma che è una cosa assurda, Cioè io voglio capire cosa frulla nella mente di ste persone quando ingaggiano quello più lontano. Giuro, non capisco, Come se avessi un bersagliere in fronte, capito? Che dici, sparo prima a lui, c'è un bonus. Un bonus di soldi sul conto corrente. Oh, questo non muore. Ma no, ma c'è il punto rosso, è già morto. Un nuovo bug, quindi. Stai a vedere, guarda, guarda. Sto ricaricando, ok? Dai, muoviti a caricare. Muoviti, muoviti, muoviti. Ricarico l'arma. Un altro paio di colpi dovrebbe andare giù. È sceso. Sto ricaricando i colpi. Vabbè, il veicolo distrutto almeno. Non ci credo. La torretta ha messo. I coglioni, ragazzi, dove li hai lasciati? Non avevo manco il sottocanna, non avevo. Che genio. Non manco sentivo il rinculo in più, Cioè, per dire. Raga, non gli arrivano i colpi. Cosa devo fare? Può di mirare bene. Ok, questo è morto. Adesso ti rimetto in... Un paio di colpi va giù questo. Ok. Mamma mia, l'ho detto. È caduta una testata nucleare, è caduta. Saranno pure il tornado. Questa è la situazione. Beh, oddio, però C1 più o meno. Uno è là dentro.
posso aiutarti. Occhio con altre sue, eh. Vediamo se trovo una corda per salire. No, devo salire dalle scale. A meno che non salgo da qua, ma rischiosissimo. L'NTV50 non bisogna usarlo su questo gioco, è un fucile per i nabbi, ok? Sto ricaricando! Ma non lo calcolo manco il Walker. Cosa inutile. No, devo proprio finire i colpi mo. Sì, me li posso ricaricare, ma devo chiamare il baracchino qua. Ma visto. Carica, carica il colpo, muoviti, muoviti, muoviti. No, vabbè. No, sono morto, raga, c'è tutto il server nemico. Devo salire su. Ma questa è la minimappa, la guarda o non ho il silenziatore, sai? Raga, ma la guardate sta minimappa o cosa? Guarda pure questo! Raga, non ho il silenziatore, guarda, cioè ti faccio vedere, eh. Cioè, ho fatto 3 kill qua, uno anche scarso avrebbe dovuto quantomeno ingaggiare il fight, non dico vincerlo, ma ingaggiarlo. Non l'ha ingaggiato nessuno. È assurdo. No, vabbè, è assurdo anche subire una kill così, però vabbè, dai, gliela regaliamo al bambino che per Natale ha ricevuto una PS4 Pro. E cosa c'è di male, Mick? Assolutamente niente. Quello è il bello. È quasi esploso, aspetta, aspetta, aspetta. Nemico abbattuto! Occhio, qua c'è gente. Vediamo se riesco a fare qualche rianimazione. Ma sono lontani. Porca puttana, che colpo mi hai fatto prendere. Abbiamo perso un alleato. No, non è morto, zì. Abbiamo subito un duro. No, sali. È morto, mi spara da dietro. Ricarico. Mamma mia, non so manco come l'ho preso. No, la granata qui no. Io proverò a rianimare, ma... non spara. Niente. Quando ho detto non spara, è il solito problema del PBX. Quando metti dentro il caricatore, devi aspettare almeno un secondo, perché non... non lo so, è così. C'è un ritardo di un secondo sul caricamento. Mo deve rompere i coglioni poi. Ragazzi, taglio molto brusco perché era arrivato il corriere e finito il game. Vabbè, mancavano pochi secondi, mi va bene così. Diciamo che ho avuto molta fortuna che ho trovato una buona squadra, perché l'ho giocata... Ah, non sono manco salito per 2600, vabbè, pazienza. Stavo dicendo, l'avevo già giocata questa qui su Conquista, 64 giocatori. Ma se trovi veramente la squadra forte, tra virgolette, che gioca solo a centromappa, tu hai finito di giocare. Questa è andata molto meglio. Evidentemente ho trovato una buona squadra. A parte questo, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Io, come sempre, vi ringrazio per il supporto. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.